Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Dante e oggi continueremo in God of War in compagnia del nostro magnifico Atreus. Ciao Atreus, come stai? Guarda che gambettine piccole che hai, sei bellissimo. Mi sei mancato, è da un po' che non ti vedevo. E anche quella faccia enorme e bruttissima del gigante. Non riesco a piantargliela in faccia, né? Oh madonna. Oh no, loro no. Ok. Liberato degli incubi. Allora, va là. Allora, eravamo rimasti che questo gigante qua bellissimo, morto, morto praticamente, era il tipo che ha fatto cadere l'inverno a Midgard, in teoria. Qua sotto c'è qualcosa però. Ah, c'è proprio qualcosa là sotto. Perfetto. Scusa, non puoi tirarci pugni, tanto Kratos lo fai sempre. Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi. Buongiorno lei, allora, vediamo un po' come te la cavi te. No, quelli là no. Allora, te mi stai antipatico altamente, quindi te. Ah, sei un infame con lo scudo. Come me la cavo con quelli come te? Bella così. Oh là là. Oh, va un po' te là. Ah, non... No. Ok, questo qua finiamolo, come al solito. Ah, va là. Va giù te. Ah, se. Vai così. Sempre meglio, si migliora. Quello là, Madonna quanto è grosso. Oh, porco Giuda. Dai, su, che non ho paura di te. Ok, sono due, c'ho cazzo di paura. Ok. Questo qua è più debole, quindi? Ecco, ma questo qua è più debole. Ok. La la. Vieni qua. Ok, che ora ti uso. Perfetto. Dov'è l'altro bestione qua? Dai. Ok, con lui è finita. Va bene così, va bene così. Pensiamo all'altro. Ok. Ok, te invece. Ecco te. In teoria se faccio così posso vincere, giusto? Ok, no, niente. Ok, cosa c'è? Cosa c'è ancora? Basta, vieni. Ok, dopo sti combattimenti epici. Ancora. Ok, prendiamo tutta la roba che hanno lasciato perché se sa mai mi danno qualcosa di epico.
Ok, ancora qua. Ok, cosa hai visto? Il tipo. Ah, mi dai proprio della roba qua. Perfetto, andiamo allora. Aggrappati a Atreus che si sale verso la vetta. Ma quell'aquiletta lì c'entra qualcosa con il nostro potere, cioè che ha Atreus Ah, oppure no? è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Oh! Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. E sono Diventi invisibili? invisibile? In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È Che così che figata! possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Porco mondo! Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Non ci riesci? Forza, andiamo! Ma è così pesante? Vabbè, io sto parlando di Ecco Kratos, perché che è Brock era nel bellì. tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Ah, quindi utilizzano questo potere di viaggiare da una parte Eccoci. all'altra ed è per questo che li troviamo dall'altra parte. Ok. Per il martello. Ho un favore Allora, da la chiedere. tua idea? Una bazzicola. Non ci arrivi. Oh, cosa Conoscendoti, vuole non adesso rimarrei Sindri, dai. deluso. Ricordate la Un'altra daga che mi missione avete secondaria. dato? La daga nella schiena del predone. Quello ucciso dal proprio figlio. Sì, non l'ho dimenticata. Beh, appartiene a un gruppo di predoni che operano fuori dalla roccaforte Nortre. Scommetto che lì tengono il loro bottino del deposito di Fafnir. Insieme a quella cote che mi potrebbe servire per aiutarvi? Un'altra inutile caccia al tesoro. Scusatemi un Non attimo, ma so stavo se cercando Sindri di riesce a costruirci armi migliori di regolare quella bene cote. l'audio. E poi il figlio del predone ha ucciso suo padre. E allora? Quando recuperate la cote, Allora, maneggiatela con quello lì. estrema attenzione. È un No. cimelio inestimabile, dopo tutto. Ah, quindi io dovrei fare. Non ho capito cosa dovevo fare. Oh, Madonna mia. Vabbè. Ah, semplicemente devo fare quello? Tutto qua? Ok, boom. Ah, ok, dovevo semplicemente saltare dall'altra parte. Ok, di qua. Entriamo là dentro. Sì. Proveremo come rompere il ghiaccio e prendere. Ma a proposito di una cosa, vediamo un po' dov'è la missione. Ah, Madonna, sempre più distanti. Ah, sono due? Addirittura? Ok, le faremo quando torneremo indietro, quando ritorneremo nel lagone. Almeno così, cioè, non sto da tornare Davvero indietro hai lo adesso, visto che scalpello? siamo già qua. No. Ci penso su. Allora, intanto voglio anche controllare se c'è tipo qualche uccello di Odino, che qua si sa mai. Qua
quell'affare lì è un collezionabile, quindi potrebbe sempre servire. Allora, vai Kratos, apri la porta. Oh, e tu chi sei? Oh, è di livello 4, quindi vuol dire che... Oh, porco 2. Oddio, questo qua è fortissimo. L'armatura è tosta. L'ho sentito anch'io. Ah, Mimir. Mi ero quasi dimenticato di lui. Vieni duro, fratello. Oh, porco mondo, quell'altro. Ci deve essere un modo per buttarlo giù. O faccio così. Oh madonna mia. Ok. Madonna, quanto è tosto questo qua. Non mi fido, io uso questo comunque. Ok, curiamoci. Vediamo cosa... madonna mia, quanto è veloce però questo qua. Ah, lo scudo dietro la schiena lo protegge per forza, quindi io non posso fargli niente. Caso lì. Ok, ora sì invece. Ah, ho sbagliato. Ok, impressionante comunque questo tipo qua. Mi sa che lo incontrerò un paio di volte allora. Beh, spero che non sia un tipo normale del... soltanto di questa zona qua e che diventi qualcuno di... più sì, competitivo. Sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa. Ah, ok. Asgard e Vanheim, la guerra, città di più morti. Non sapevo però che Thor fosse già... Ma lì... Allora, voglio portarla fin qua giù in fondo. È questa la tragedia. Ok, allora. Ma la paranoia di Odino... Salgo, è vado di là. Di perfetto. Possiamo dire che questo episodio qua è tipo una specie di test. Sto cercando di vedere, mettendo la diminuzione automatica dell'audio, e vedere in base al gioco se è messo a volume alto, quanto me lo... madonna quanto me lo fa. Allora, se io colpisco quello là, lo colpisco ancora, non cambia niente. Nel senso, dovrebbe fare qualcosa, in teoria. No, volevo mandarlo di là. Secondo me vai troppo indietro, eh. No, no, no. Vaffanculo. Allora, lo spostiamo avanti. Allora, vediamo se così va bene. Se io vado qua e salto là... No, ho sbagliato. Ma perché bisogna salire solo da un lato? Porco Giuda. Ok. Ah, ok. Allora, adesso se io faccio così... No. Beh, mi sono sparato addosso. Oh. Quindi non ho capito. Forse ho capito invece. Ok, da così io se faccio così e poi... Forse devo spostarlo un po' più avanti. Di un'attacca.
Ecco, tipo così. No. Sti comandi che vanno subito. Allora, spostalo più avanti e poi bloccati. Ok. Saliamo qua, saltiamo lì. Ma dietro c'è qualcosa per fare altro? No, secondo me però... Ok, ah ok, ok. Allora, qua sopra... No, vediamo un po' cosa c'è qua invece. Ok, una cosa runica. Chiudiamo. E andiamocene via. Tanto non penso che serva qua, dovevo passare io per di qua. Tanto non ci servirà, tornando indietro. Richiamiamo il mega coso. Qui. Qui devo scendere, devo saltare. Ok, dove devo andare però? Devo scendere giustamente. Ok, però aspetta, se... Per me, se andavo di là, c'è qualcosa di qua. Come se non conoscessi sti giochi. Allora, per di qua, vado lì. Vado qua. No? È la direzione giusta? Mi sa di sì, sai. Allora proviamo ad andare dall'altro lato. Vedere se cambia qualcosa. Perché mi sa che posso andare anche da altri lati io. Però... Perché per forza lassù devo andare? Allora. Guardiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo qua sotto. Andiamo qui. Ah, eccolo qua. Ok. Avevo sbagliato prima. Dovevo andare per subito di qua. Allora, aspetta un po' che volevo controllare. Ok, niente. Il volume ce l'ho alto nelle mie cuffie. Ok. Andiamo lì. Andiamo su. E... No, di qua. E alziamoci. Va bene. Un altro cristallo. Sono pronto. Vai, vai, spara. E ora? No, devo fare qualcosa di particolare per poterlo utilizzare. Quindi equivale a scendere per di qui. Oppure aspetta un po'. Mi posso aggrappare. Ok, ho capito come cosa devo fare. Alla Madonna. Ci siamo quasi. Ok. Ah, si sta ancora reggendo? E che cazzo si deve reggere sto coso? Bene, addio effetto sorpresa. Bene, ora l'altra cinghia. Cosa? Eccolo come si faceva. Ok, Il bello che però l'altra cinghia, dove devo andare? Ah, devo andare là, eccolo lì. Salta. Perché stiamo salendo quando dobbiamo scendere? Pensa. Beh, la punta è sotto molti strati di ghiaccio, il calore non funzionerà. Già. E non c'erano cristalli esplosivi che avrei potuto colpire, quindi escludiamolo. Certo. Potremmo rompere il ghiaccio. Oh la Madonna. Abbiamo bisogno di qualcosa di molto pesante per... Oh, ora capisco. Beh, ragazzino intelligente. Però... cosa posso fare? Che figo sto posto.
Ah, ok. Come può finire il martello vicino allo scalpello? Non può. Perciò lo facciamo cadere e poi vediamo che cosa succede. Ma come? Il piano include molta fortuna. Kratos non pensa alla fortuna, pensa semplicemente a fare una cosa. Poi se funziona va bene, se no vaffanculo. Il ragionamento che vedo in lui è questo. Poi non so io, magari sbaglio. Ok, rilascia la cinghia. Eccolo qua. Va bene. Olè. Dai, vediamo un po' cosa succede adesso. Ho già capito cosa dobbiamo fare. Andiamo lassù, lo spingiamo e vediamo cosa succede di nuovo. Va bene. Allora, oh, forziere mio bello. Ok, ho cambiato un attimino le abilità. Vediamo un po' come ci troviamo. Normale. Aspetta un po' qua. No, ragazzo, di qua. Tu vai là dentro. Io. Questa non mi serve. E dove che vado? Quando il tempo è preciso dentro, vai avanti, vai. Questi simboli. Oh merda. Sì, ma sono in disordine. Non dovrebbe essere. Inverno. Madonna, che casino. Perché dall'inverno? Una canzone che cantava mamma. Oh, la conosco. Inverno. Zitta testa. Non sopporti la musica, capito? Quello là cos'è, scusami? Ok, penso che quello lì sia inverno. Quella autunno. Ragazzo. No, ho sbagliato. Suma. Sbagliato. Inverno. Inverno lì è giusto. Proviamo così. Scrivi. Proviamo. Forse è giusto. No. Ragazzo, l'ordine della canzone. Inverno, primavera, estate, autunno. Ah, ok. Inverno, primavera. Ah, ok. Estate, autunno, vai. Eh beh. Non ha funzionato, ma era l'ordine della canzone della mamma. Proviamo al contrario. Autunno. Aspetta un po', no, primavera. Proviamo a fare come nel nostro, cioè. No, inverno prima. No, ho sbagliato io, sono scemo. Estate. No. Autunno, inverno. Prova. Va. Suman. Suman. Peter. No, ho sbagliato. Indietro, ricorda. Cosa? Ovvio. L'enigma. La risposta è al contrario. Ah. Qual era la prima? Autunno, allora è normale. Autunno. Scusami. Ma
capito. Vete, vete. L'enigma. L'inverno ultimo. Ci sei, fratello? Inverno, primavera, estate, autunno. Ok, grazie al consiglio del gioco mi hanno aiutato. Oh, ok, meno male. Ce la facevo più. Ok. Atreus, quella parola. Fola, ossia resistere. Prova. Fola. Oh. E là. Riscrivere. Fuori. Andiamo. L'energia la solleva. Non smettere. Fuori. Fuori. Ma quindi deve scriverlo all'infinito questo povero bambino? Magia temporale, credo. È pericolosa. Gli antichi dei Vanir giocavano con l'abilità di fermare il tempo. Era la preferita di Nior, in effetti. E poi hanno smesso. Perché? Se fermare il tempo impediva al sole e alla luna di sfrecciare nel cielo, fortunatamente però non impediva ai lupi di inseguirli e tentare di azzannarli. Quindi hanno deciso di non giocare più. Prova la vasca! Oh, mi piace l'attacco nuovo. Ah, ho messo questa adesso. In teoria mi dovrebbe dare una mano in più. Li congela pure. Bellissimo. Cosa devo fare con il tempo qua? Ah, devo resistere? Ok. Se devo resistere è facile. Mi piacciono le aree a tempo a me. Ma arrivo. Libero. Scrivi prima che il pavimento crolli. Ah, minchia, quindi lui deve continuare a scrivere? Porco Giuda. Ah, la vita è scomparsa, va bene. Minchia, ma è bello in alto. In teoria lì è finito, giusto? Oh, di nuovo. Ah, ho capito cosa sono quelli. Allora devo fare in fretta, non è... Non devo resistere, devo essere veloce. Oh, cavolo. Ce ne sono ancora. Ah, porca miseria. Allora... Minchia, speriamo di sbrigarci in tempo per quel tempo lì, perché... Ok, il più grosso è andato. Ok. Ok, è andato giù. Scrivi che poi non riusciamo più ad andare. Ok. Ma non può continuare a scrivere. Eh no, è più. Sarebbe troppo facile se lui continuasse a scrivere mentre io combatto. No. Poi no. Ma proprio gli incubi. Ma potevi mettermi anche un drago, sarà per questo. Va bene, loro vanno già meglio. Bello di loro è che basta che li butto fuori e va tutto bene. Il lato positivo di questa cosa. Ok.
Ok. Oh no, lei no. Oh madonna mia. Questa qua è la peggiore, io la odio, non so quanto. No, ti prego, basta. Ti prego, muori. Ok. Scrivite, scrivi, scrivi. Ok. Oh, siamo arrivati, meno male. Ah, vabbè, c'è ancora della gente. Non me ne preoccupo. Oh merda. Padre, la vasca di sabbia è sparita. Precipitiamo. Quindi? Oh. Oh, ma non fare lì. Vai su. Porca miseria. Che mi prendeva gli oggetti se cadevo, minchia mi incazzavo. Madonna, sto coso che sbatte. Ben fatto. Grazie. Non a te. Stavo scherzando, brontolone. Mia, poverino, un po' Mimir, fallo divertire. Sempre, non so da quanto tempo è stato attaccato a quell'albero, ma... Come lo liberiamo? Si spinge. Ma... Che domande, pronto? Cavolo. Punta i piedi e spingi con forza. Signor sì. Ma perché gli fai fare al bambino queste cose che lo puoi fare da solo? Ah, perché forse lui è forte quanto te? Ora si scopriranno delle cose, spero. Come scendiamo? Saltiamo! Davvero? Forza! Ti attacchi al... Ma davvero ti attacchi al martello? Non aver paura! Perché aver paura? Per quello? Ti tengo io! Madonna. Oh madonna. Cavolo. Questa. Ah, oh, no, ok. Tutto bene. Ok, no, è finita bene, dai. Dovremmo muoverci. Ah beh, giusto, perché poi il martello non è che sta tanto lì fermo ad aspettare, eh. Merda. Ah no? Tranquillo? Fidati di lui, ha talento nel distruggere le cose. Tienilo bene in mente. Non lo dimentico mai. Figurati io. Allora, ma io se vado qui posso scendere giù? Ma mi fai scendere? Ma io vorrei scendere in verità, sai? Invece di salire io voglio scendere, voglio andare là sotto. Mi ci fai andare? Niente, non mi fa andare, sei cattivo, ti odio. Un tantino esagerato. Posso... ok. Chi è Modi? Uno dei figli di Coso? Per caso? Magni? Non ora. Quindi... Ah, saranno... Non ho capito se sono i figli di... Di Baldur, giusto? Mi sembra. Mi sembra di non sbagliare come nome. Non li ho visti, quindi non so se sono loro, però... In ogni caso. Comunque, tanto per dire, io God of War lo vedo molto carente di scontri tra dei. È molto carente, senza offesa per il gioco, ma... Mi aspettavo, sì, un combattimento, ma l'unico... Con Baldur, i suoi nipoti. Sì, io... Ah, nipoti, ho sbagliato io.
figli di Thor. Ah, erano i figli di Thor. Erano gli dei peggiori. E Thor era il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini. Non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Ah, quindi mi vuoi dire che... Ma non puoi dirmi che Thor è cattivo, dai. Beh, nella mitologia io non mi ricordo com'è Thor. Quindi non posso sapere bene com'è. La grande sala da pranzo. La sala da pranzo? Di tutta Midgard. Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro. Ravvivava molto la stanza. Là. Ah, sì. Eccolo. Vediamo che succede. Proprio non ce la fai a trattenersi, eh? Beh, proviamo a distruggere un po' di cose, tanto. Mi sa che mi servirà. Se la memoria non mi inganna, il trono dello Jarl era oltre quel muro di ghiaccio. Beh, caso strano. Preparati. Ulla. Ok. I grandi lupetti. Dietro di te, attento. Bello che c'ho. Va. Madonna mia. Oh. Ho messo dei potenziamenti veramente bellini. Ok, è finito l'effetto, però. Io pensavo fosse morto, però va bene. Porco Giuda, no. Non si sposta. Non si spostano sti cagnolini. Oh, porco due. No. Mi avete un po' rotto le scatole voi, eh. Dai, non è possibile. Allora, te adesso mi hai rotto le... E io ti ho colpito malamente. Ma io in realtà... Questi qua sono veramente odiosi, comunque. Oh, vieni un po' qua che voglio vedere come ti uccido. Oddio. Mamma mia. È stato fighissimo. Posso dire che è il God of War più macabro del mondo. Io però voglio vedere là. Apriamole tutte perché... Lo sapevo. E parpa di pietra. Ma tirami fuori l'ascia. Oh là là. Beh dai, lo finiamo in bellezza. Ah, sì, urla, urla, non fai paura a nessuno. Ok. Beh, sei di ghiaccio, il mio ghiaccio non ti fa niente però. Che è sto qua? Perché c'è un lupo? Ah, bene. Oh, merda. Ah, l'ha ucciso da solo, perfetto. Oh, là là. Oh, merda. Ok, fatti sotto. Voilà. Vieni qua. Ale. Oh,
Ah, in base al tasto che premo, R1, R2, gli faccio un attacco diverso. Ok, che figata. Posso annullarlo? Bella. Ok, questa roba qua la controllo dopo perché ora voglio. Ce ne sono altre dopo? Per caso? No, quella è l'ultima. Quindi, a parte che scommetto che dovrò distruggerle tutte ugualmente. Quindi, ah, va, peccato. Pensavo fosse. Oh merda. Ok. Oh, ma che. Atreus, cosa fai là sopra? Madonna quanto arrabbiato è. E allora ti prendi questo, te. Stessa cagno di botte, voglio vedere cosa mi dici. Sì, sì, fai tanto al gradasso, fai. Stai un po'. E te un po'. E te. E muori un po' su. Ale. Ole. E anche questo è andato. Ok, cura. Perfetto. Direi che anche così può bastare. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.